Io poi casualmente in questo periodo tu sei su Rai 1, che poi adesso uscirà un'altra, però devo dire che forse c'è una, diventerà magari fosse così, per questa sorta di laboratorio anche, no, che permette forse a qualcuno, perché io sul set delle varie fiction ci sono degli estimatori di Boris che la adorano, si rivedono come allo specchio, no? Forse questa cosa qui serve anche, guardandosi allo specchio, a migliorare la qualità, perché ho notato che, forse perché la televisione, le fiction stanno diventando, hanno ormai sostituito quasi il cinema, no? Quindi c'è un'attenzione maggiore, c'è sempre una ricerca maggiore nel cercare di cercare la qualità, appunto, che poi è una cosa che ci sarà in una puntata, no, la ricerca della qualità, ma che cos'è questa qualità? Da quando Umberto Eco ha parlato bene della pizza. Esatto, Umberto Eco. Quindi il mio personaggio esiste, credo, in tutte le produzioni, c'è sempre una persona che si dà un tono, che finge di sapere, di capire, ma in realtà non è così. Un attore particolarmente adatto a questo. Casualmente. Invece, Sermonti, in questa intervista che non ha dato a Sofì, a un certo punto dice: di sicuro non farò le miniserie pompose in costume, quelle con dialoghi così finti che nemmeno De Niro riuscirebbe a dirlo. È stata prima o dopo l'open bar? Questo è dopo, durante l'open bar. Ma io smentisco categoricamente, non c'è, no, volevo dire, svolgere un secondo la questione delle catacombe, così, no, perché siccome già, insomma, da altre parti faccio fatica a lavorare anche Fox, non giocavo il balconcino, che arriva, balconcino, divanetto dell'open bar, no, era l'auspicio quello che facevo parlando di nessun superato, era l'auspicio quello che io facevo parlando della catacomba impropriamente, naturalmente, e cioè, spero che in qualche modo si possa innescare un circolo virtuoso, nel senso, io so che tra l'altro Sky sta coproducendo con Mediaset le altre fiction, e io spero che in qualche modo forse possa, come dire, una contaminazione positiva possa alzare il livello delle fiction generaliste, insomma, dare una cosa, una banalità, e era per questo che speravo che si uscisse da uno spazio più piccolo, forse anche per questo più libero, decisamente, beh, un po' più angusto, posso dire questo. Come mai Stanis poi non è più presente dal secondo? C'era anche il primo. No, era solo questo. E, per cui, insomma, credo che anche la forza di Boris sia la libertà che è stata data da Fox, da Wilder ha degli autori straordinari, insomma, e gli attori non hanno fatto altro che godere di strumenti, di giochi fantastici, per cui quando mi chiedono, ma secondo te perché Boris ha così successo e così bello, io penso che, ed è una cosa questa unica nella televisione italiana, penso che sia colpa loro, e basta. No, esatto, questo lo dico dopo l'open bar, ma insomma lo conteremo. Grazie. Io vorrei fare un'ultima domanda e poi passare la parola ai colleghi se vogliono a loro volta chiedere delle cose. Vorrei fare una domanda a Karin Proy e a Eugenio Costantini, perché siete le due new entry, diciamo, e loro erano un gruppo, immagino, piuttosto coeso e piuttosto probabilmente anche cacciarone, da quello che ci dite. E la mia curiosità è di sapere, come dire, che cosa succede quando si entra in una produzione, in un cast in cui praticamente si fa la parodia di tutto quello che si è fatto in precedenza. Vado prima io? Vai. Beh, è stato divertentissimo, molto emozionante, e tra l'altro non mi sembrava di essere entrata nel cast, perché sono arrivata praticamente a casa, ho trovato dei colleghi straordinari, degli autori straordinari, un ruolo straordinario, e come fai? Ovviamente uno si sente a casa, anzi
quando ricominciamo facciamo un'altra cosa, che ne so. No, a parte Boris, ma facciamo altro, perché insomma questi autori bisogna utilizzarli. Ma Fox, metteteli sotto contratto per tutta la vita, perché si scappano. Anche gli attori. Anche gli attori. Ma infatti l'intelligenza secondo me degli autori è saper scegliere, autori registi tra l'altro, è saper scegliere di conseguenza, oltre alla scrittura, il personaggio giusto, quindi l'attore giusto. Perché sì, è vero che la cosa è scritta in maniera strepitosa, però se non ci fossero questi attori a farne, ma se dovessero accontentarsi di gente messa lì, forse non avrebbero indietro quello che vorrebbero. Beh, c'è anche da dire che non tutti, pochissimi progetti in Italia hanno questa, diciamo, fiducia e questa libertà. Io poi nelle interviste l'anno scorso dicevo la libertà di contenuti, eccetera, libertà editoriale, e a posto mi ho detto sì, mo basta, perché sembra che non facciamo niente. In realtà è una fiducia accordata, ma è per noi un motivo di enorme stimolo, perché sapere di poter scrivere ciò che si vuole, ciò che si ama, ciò che in prima persona si trova divertente, è un privilegio, ahimè, rarissimo in questo paese. Per non parlare della libertà di casa, nel senso che non abbiamo professione, eccetera, che credo che si senta e si veda, perché è un gruppo libero, insomma, di persone che lavorano a comune progetto. Chi è che ci racconta che cosa farà Corrado Guzzanti in questa seconda serie? Venerina. La sorella. La sorella? Sta qua. Senti. Comunque c'è successo a proposito di libertà di casting di chiamare un attore per un ruolo che sembrava perfetto e poi è stato contattato il suo omonimo, non c'entrava niente, che si chiamava come lui però Giancarlo invece di un altro nome, che era Giampiero. Ed è venuto l'altro e andava benissimo uguale, quindi non è cioè che era un attore che non lavorava da tanto tempo e gli è squillato il telefono a Nord Italia, in un paesino, e ha detto vieni a fare in Boris, lui mi sa piangere, mi ha creduto. Però non gli squilla più di dire guarda siamo sbagliati, così ormai. E l'ha fatto per tuo, bravissimo, grandissimo, grande performance. Cosa farà Corrado fa il conte degli occhi del cuore, il conte cattivo che si vuole a tutti i costi impossessare del pacchetto azionario di Villa Orchidea. Ed è anche un attore però che non sta benissimo e sente di essere, lo troviamo, la prima volta che lo incontriamo troviamo che sta leggermente meglio perché ha incontrato una persona importante secondo lui, ma è ovviamente una rogna enorme, diventa un problema. Si può dire, no? Sì. Incontrato sulla Roma L'Aquila il giorno prima ha incontrato Gesù Cristo e quindi Eugenia Costantino, tu hai fatto manuale d'amore, hai fatto salvo d'acquisto, cose impegnative, come ti trovi a fare una parte anche comica, direi? Ma Boris è stato più impegnativo però. Com'è la domanda? Come ti trovi a fare una parte di cui devi far ridere? A me nella vita piace molto ironizzare, quindi è una cosa, anche se è difficile, in cui mi sento a mio agio. Poi non so come viene, però è una cosa familiare per me scherzare su delle realtà sia comuni che drammatiche o delle realtà qualsiasi, insomma. Grazie. Sono domande. Sì, sì, infatti. Chiediamo subito. Qua?